Eric e Dominique, venite in via Mare Ventoso 25. Dominique, sei sicura che sia la cosa giusta? Beh, io dico di sì. Dovremmo tentare almeno. Ma non sai nemmeno che cosa troveremo lì. Beh ragazzi, questa mattina è iniziata davvero nel modo più strano di sempre. Vi starete chiedendo cosa significa questo? Beh, in realtà ce lo stiamo chiedendo anche noi. Ma iniziamo dalle cose principali. Buongiorno ragazzi! Io sono Eri. E io sono Dominique. E che siamo, Nadillo? Che siamo, Nadillo? Insieme! Insieme! Siamo tornati a Palermo proprio ieri sera. Siamo stati via per una settimana. Stamattina, tranquilli, ci siamo svegliati. Abbiamo controllato la cassetta della posta di casa nostra e abbiamo trovato dentro questo qui, nella nostra cassetta della posta. E non possiamo nemmeno sbagliarci. C'è scritto Eric e Dominique. E poi ci invitano ad andare in questa via. Così, senza nient'altro. Non c'è scritto niente. Il perché, per cosa, una festa, un compleanno, nulla. Ma soprattutto non c'è scritto chi ci invita ad andare lì, ed è questa la cosa più preoccupante. E quindi adesso cosa facciamo? Cioè, voi ricevete a casa un invito del genere, cosa fate? Oh beh, io nel dubbio mi starei a casa. Sì, ma come fai? Non saprai mai chi ha scritto questo. Potrebbe essere importante, potrebbe essere una bella cosa. Oppure no, Dominique, pensa a tutte le cose brutte che potrebbero capitarci. Tipo? Beh, questo qui potrebbe essere un invito finto, scritto magari dal dottor Ginio. Cosa? Dominique, ti ricordo che non si fa vedere già da un po'. E se magari non lo ricordi, chi è che ci fa cadere sempre nelle sue trappole? Stai esagerando, non puoi pensare subito a lui. Non puoi subito pensare che sia una trappola. Potrebbe anche semplicemente essere un d'insiemino, sì. Un d'insiemino che ci invita alla sua festa o ci invita a casa sua per un tè e dei biscottini. Se un d'insiemino fa un invito, si firma. Non ha niente da nascondere, dopotutto non pensi? Siamo tutti amici noi. Pensaci, pensaci, ti faccio un elenco. Potrebbe essere il fantasma, Alfonso, l'uomo zucca, il dottor Gino appunto, i tizi loschi dell'area 51. No, fermati, stai decisamente esagerando. Cosa c'entrano adesso loro? Non penso proprio che ti invitino qui in una via. Possiamo anche restare qui e continuare a parlarne per ore, ma c'è solo un modo per scoprirlo, mio caro Eric. E sai qual è? No, ti prego, no. Dobbiamo andare in questo posto e scoprirlo. Cosa succederà mai? Andiamo, controlliamo, andiamo in silenzio. Facciamo attenzione, sbirciamo. Guardiamo da dietro un cancello, se mai ci sarà un cancello, o da una finestra. Se notiamo qualcosa di strano, ce ne andiamo. Tu sei pazza, Dominique. Io lo so, finiremo nei guai, come sempre. Voi che ne pensate, ragazzi? Voi che cosa fareste? O cosa ci consigliate di fare? Scrivetecelo nei commenti. Se la pensate come me, scrivete tutti. Andiamo! Forte e chiaro! Tutti d'insiemini, andiamo! Lo so che siete dalla nostra parte e che siete terribilmente curiosi. Quindi lasciate già un bellissimo like a questo video se non vedete l'ora di scoprire che cosa è questa cosa, questo nuovo mistero che ci è comparso stamattina. E iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina per non perdere nulla di tutto quello che succede. Succedono spesso cose strane. E adesso Eric allaccia la cintura e andiamo, basta! Dominique, a me questa cosa preoccupa davvero tanto. Se mai vediamo qualcosa di strano, scappiamo. Vai, vai. E intanto io ti dico di andare dritto tra due vie e gira a destra. Vai. Va bene. Ci siamo quasi, ragazzi. Stiamo per scoprirlo. Vai piano, Eric, rallenta. Siamo quasi arrivati. Oh, cavolo, ragazzi. Siamo arrivati. Sì, è proprio questo l'indirizzo. È questo il numero. Ecco cosa c'è all'indirizzo. Un cancello aperto. E una strada. No, Dominique, torniamo indietro. Non posso scendere mica, no. Siamo arrivati fin qui. Dai, proviamo. Dominique, ma non è un po' inquietante la cosa? Ma perché? Perché? Magari ci aspettano. È una festa. Una festa a sorpresa. Noi siamo gli ospiti. Va bene, Dominique. Vado. Ma se succede qualcosa sarà solo colpa tua. Dai, scendi. Piano. Oh mamma mia. Facciamo molta attenzione. Ci sono piante. Siamo vicino al mare. Noti qualcosa tu, Eric? No. Scendi. Continua a scendere. Mi fermo qui allora? Beh, sì. Non possiamo andare oltre. Lì c'è una stradina molto piccola. Coraggio, scendiamo. Sono sicura che non succederà nulla. Ti stai solo spaventando inutilmente. Ok, vai pure. Tu vieni con me. Facciamo piano però. Diamo un'occhiata prima di farci sentire. Andiamo, ragazzi.
Birciamo, ci sono dei gradini. Dominique, non possiamo scendere così. Dobbiamo annunciare il nostro arrivo. Se sono degli amici è giusto annunciare. Ok, ci sto. Guardate, buongiorno. Buongiorno, c'è qualcuno? Buongiorno, guardate che noi non ci siamo mica intrufolati. Abbiamo l'invito, è per noi. Aspetta, piano. È nominativo. C'è qualcuno? Siamo noi? Siamo noi, siamo Eric e Dominique. Abbiamo ricevuto l'invito. Grazie. Stamattina, eh? C'è qualcuno? Dobbiamo scendere le scale? Dove siete? Beh, chi te ci acconsente, quindi dobbiamo scendere, penso, no? Beh, ormai che siamo qua. Abbiamo l'invito, ok? Ve lo ricordo. L'invito. Guardate che bel mare, però. È un bel posto. Dominique, dovevamo portare dei pasticcini, secondo te? Al massimo usciremo per comprarli, andiamo. Sì, ma non ci abbiamo pensato prima, ma lo faremmo. Sono molti i gradini. Ehi, c'è qualcuno? Ma non si sente nessuno, non rispondono. Si sente solo il rumore del mare. Ci sono altri gradini. Vieni. Ehi! C'è una casetta di legno. Beh, sarà qui la festa. E poi c'è anche un materassino gonfiabile. È un buon inizio, no? Sì, è un buon segno, te lo dicevo, no? Sarà una festa, andiamo. Una festa vicino al mare, vieni. Scendiamo. Che c'è? C'è la casa. Allora è lì la festa. Ehi! Vediamo. Piano, non vorrei che pensino che ci intrufoliamo così a casa degli altri. Abbiamo l'invito. Ehi, siamo arrivati! Ehi! Wow! Oh! Guarda che casa! Ma io non conosco nessuno che ha questa casa qui, eh? Nemmeno io, non c'ero mai stata finora, mai. Ehi! Possiamo? È permesso? Non vorremmo disturbare, ma abbiamo ricevuto l'invito! Buongiorno! Dominique, però se è una festa, perché non c'è nessuno? Noi non arriviamo mai in anticipo. Beh, bussiamo, saranno magari al piano di sopra, in un'altra stanza, in bagno. Non lo possiamo sapere noi. È di qui la porta? Qui c'è una porta. Bussa, dai! Ma non c'è un campanello, non c'è nulla. Prova più forte. Ma piano, non così forte, non vorrei buttare giù la porta. Ehi, c'è qualcuno? Io sono Eric e lei Dominique. Niente ragazzi, non risponde nessuno. E poi guardate, è tutto vetri, si vede. Dentro non c'è nessuno, cioè almeno che non sia nascosto sotto il divano. Ma è aperto. Oddio, Eric, cosa hai fatto? Non puoi aprire così le case delle persone. Abbiamo sempre l'invito, ti ricordo. E poi non ho aperto io, era aperto. Ci sono! Forse è una festa a sorpresa, ma è il tuo compleanno. Entriamo, dai. No, aspetta, Eric. Stiamo entrando davvero? Non so nulla di questa festa a sorpresa. Qui non c'è Dio. Una festa, vero? Eric. Che c'è? Ma guarda che casa! Complimenti! Bella location! Siete stati proprio bravi. Però adesso potreste venire fuori. Per favore. Eric? Sì? Tu sei convinto che ci sia qualcuno qui? Sì, penso di sì, certo, è aperto. Se tu vai fuori, chiudi, no? Non rispondono. Beh, allora a questo punto controlliamo noi. Eric? Vediamo. Sì, Dominique? Fermati un attimo. Vieni qui. Che c'è? Guarda sul tavolo. Cos'è? È un messaggio. Leggilo. Ciao. Ciao. È già tornato il periodo delle vacanze nata schifizie. Sbagliato, natalizie. No, Eric, c'è scritto vacanze nata schifizie. Pure brutto, nata schifizie. Vabbè. Boh. Stavolta non vedevo l'ora. Ok, chi è che non vede l'ora delle vacanze natalizie? Però, insomma, per prima cosa ho pensato di fare un regalo a voi che mi avete fatto capire il Natale. Parla con noi o col proprietario della casa? Non sto capendo nulla. Continua. Questa casa l'ho presa per voi. Passerete qui le vacanze. Non è bellissima? Parla con i proprietari, probabilmente. Forse. Sì, è bella. Sì, in effetti non aspetta, è male. Aspetta. Ah, sì. Puntino. Scusate. Certo. Puntino. Sono io. Sono il Grinch. Cosa? Il Grinch. No, aspetta, io non avevo ipotizzato questo, avevo pensato a tutti, ma non al Grinch! Non si fa sentire da una vita, non l'ho nemmeno messo in elenco! Tra le cose brutte, questa di sicuro è la cosa più strana! Ma perché brutte? Ti ricordo
che poi è finita bene, sembrava che fossimo rimasti amici. Non parlare così, aspetta, dice: sono pronto per il Natale, ma quest'anno sarà un Grinch Natale. E poi dice: buon Grinch Natale a voi. Cosa? Grinch Natale? E che vuol dire? Non lo so, ma appunto, è un augurio, dice che è pronto per il Natale. Beh, se ricordi bene, non è per niente il Grinch che abbiamo conosciuto la prima volta. È cambiato e dopo un anno se lo ricorda ancora. Voi ricordate quello che è successo un anno fa a Natale? Oh ragazzi, è stata una delle avventure più incredibili del nostro canale. E se ve la siete persa, dovete andarla a vedere, vi lasciamo tutti i video qui. In breve, il Grinch che odiava tanto il Natale, lo scorso dicembre è entrato in casa nostra, che in quel periodo era super natalizia. Ha rubato i nostri regali, ha distrutto il nostro albero, ha distrutto ogni cosa che c'entrasse col Natale. E dopo tantissime peripezie siamo riusciti a trovare casa sua sulla montagna innevata. Ci siamo ripresi i nostri regali, però abbiamo deciso di lasciargliene qualcuno. Non aveva regali, era da solo. Poi lui è ricambiato, ci ha fatto un regalo ed ha capito il Natale. O almeno spero, così diceva. È sicuramente così, stavolta lo aspetta con ansia. Ha capito che il Natale è bello, però Eric, forse ti sfugge una cosa. Se questa lettera l'ha scritta il Grinch, sì? Forse non è per i proprietari della casa, forse è proprio per noi! In che senso? Nel senso che la casa l'ha regalata a noi per le vacanze natalizie! Il Grinch ci ha regalato questa casa per le vacanze natalizie! Il Grinch ci ha regalato una casa! Oh mio Dio! Molto gentile! È pronto per il Natale, ma sarà un Grinch Natale. Cosa intende secondo te? Sarà un suo modo di dire. A me non convince tanto, mi sembra strano. Ma è sempre stato strano. In effetti. Wow. Beh, certo che è una bella casa però. È un bel regalo. Passare qui tutte le nostre vacanze di Natale. Tutta per noi. Sì, una nuova casa. Mi piace. Certo che però è strana come casa per le vacanze natalizie. Mi immaginerei più una casa innevata, in montagna magari. Qui invece siamo al mare. Sembra quasi estate. È più per vacanze estive questa casa. È bella, bella. Però c'è un piccolo particolare. Io avevo già programmato di iniziare a fare l'albero. A dubare casa nostra. Avevo già uscito fuori tutte le cose natalizie. Beh, significa che magari lo faremo qui. Però non è proprio la stessa cosa fare l'albero insieme nella nostra casa, quella che è proprio nostra. Beh, cosa vuoi fare? Rifiutare un regalo? Lui l'avrà fatto col cuore. Cioè, penso che l'ha fatto col cuore. Comunque, ha fatto una bella cosa. Sarebbe anche brutto rifiutare. Beh, hai ragione, non possiamo rifiutare. E poi, come si fa a rifiutare un regalo così in fondo? Sì ragazzi, questo Natale inizia in modo strano. Già, non proprio come avevamo programmato, però niente male. Si prospetta comunque un bel Natale insieme. L'importante è questo, l'importante è stare insieme. Voi cosa ne pensate? Dominique? Dimmi. Ma lì c'è una porta chiusa. E se ci fosse dentro il Grinch? Cosa? Non direi sul serio. Non possiamo saperlo. Vai, vai ad no, aprire. No, che scherzi. No. E che facciamo? La lasciamo chiusa per sempre? Non lo so, io adesso non ci vado. Aspettiamo. Ma se c'era il Grinch usciva già, no? No, lo sai che è molto timido. Stiamo un po' qui e vediamo cosa succede. Voi cosa ne pensate di tutta questa storia? Cosa ne pensate del ritorno del Grinch? Pensate che stavolta abbia capito sul serio e che sia tutto a posto, che adesso adori il Natale come tutte le persone del mondo? Speriamo bene. E che questo regalo ne sia la dimostrazione? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. E poi fateci sapere cosa dovremmo fare adesso, se quindi rimanere qui per tutto il Natale e far sì che questa diventi la nostra casa natalizia. Oppure rifiutare gentilmente il regalo. Cosa ne pensate? Aspettiamo i vostri consigli perché siamo davvero molto confusi, è stata una giornata strana. Comunque sia, lasciate tantissimi like a questo video se siete curiosi anche voi come noi. Nel prossimo video vi diremo cos'altro succede e magari vi faremo fare un giro, un tour di questa casa. Se ne troviamo il coraggio. Vi teniamo aggiornati e iscrivetevi anche al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla, perché sarà strano questo Natale. Comunque vada. E seguiteci su Instagram, insieme.official. E oggi salutiamo Agnese, Pamela Tacconi, Sofia Carbone, Arianna Nicolai ed Elio Dio. Ciao ragazzi, sono a tutti quanti voi. Ciao belli, troppo belli, 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 bellissimi. Vi vogliamo troppo bene, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao. Di insieme, di insieme, di insieme.
insieme.